Siamo finalmente giunti al momento più bello dell'anno, il Natale. E quest'anno il Natale vuole essere senz'altro di nuovo un anno di rinascita, perché sappiamo bene che veniamo da una situazione sanitaria mondiale drammatica, ma il vaccino ci sta aiutando a risollevarci, e piano piano anche noi dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti e procedere sempre a passo, diciamo, oculato, e procedere verso quello che è gli obiettivi che ci si prefiggono durante la vita quotidiana. Uno di questi è senz'altro il Natale. Come associazioni commercianti di Tropea, noi puntiamo molto sul Natale, perché innanzitutto è un evento che deve riempire di gioia gli animi. Vogliamo che questo Natale sia appunto dedicato a tutti, ai bambini, agli adulti, a tutta la comunità tropeana, ed è questo l'obiettivo principale per cui noi abbiamo creato un'atmosfera, un contorno a questo Natale, con una serie di iniziative e di eventi culturali e non, e anche ludici, per tutti, alla scoperta proprio del borgo di Tropea. Chi vuole venire a visitare il borgo, quindi in nome di questo turismo slow, può farlo in questo periodo, perché verrà accolto sicuramente dalle attività commerciali che saranno aperte e da una serie di eventi che ci saranno ogni weekend. Partiamo il 20 novembre con l'accensione appunto delle luminarie, e verranno accese le luminarie simbolicamente, e si darà l'avvio e l'apertura a questo progetto del Natale, che è molto articolato, si articola in due stadi, se così vogliamo dire. Uno riguarda la parte tradizionale e culturale: ci saranno i mercatini, ci saranno le zampogne, ci sarà tutto quello che riguarda la parte sacrale del Natale. Accanto a questo abbiamo anche la parte, se così la vogliamo chiamare, non so, ludica, che si articola in due modi: una parte teatrale, perché quest'anno abbiamo voluto puntare anche sul teatro. Il teatro è cultura, il teatro è serenità e spensieratezza, ed è per questo che abbiamo voluto accogliere delle manifestazioni teatrali su piazza, privilegiando la piazza Ercola, che ben si presta alle rappresentazioni teatrali. E in questo senso siamo stati aiutati da Avvistamenti Teatrali, che è un'associazione presieduta da Maria Irene Fulco, che ringraziamo, perché lei ci ha aiutato al recruiting proprio delle compagnie teatrali. E quindi verranno fatte su piazza, perché dovranno essere accolte e visibili da tutti. E mentre per quanto riguarda le manifestazioni musicali, abbiamo prediletto la piazza più grande di Tropea, la piazza Vittorio Veneto, dove ci saranno tre esibizioni musicali che esprimono proprio la territorialità e l'aspetto folk della Calabria e di Tropea. E oltre a queste abbiamo pensato sicuramente ai bambini: ci sarà una serata dedicata proprio ai bambini, con divertimenti, gonfiabili, caramelle, Babbo Natale, verranno Minnie e Topolino ad accoglierli, insomma ci sarà tutto. E l'associazione commerciante, abbiamo anche ideato un giorno, il Christmas Shopping Day, il 23 di dicembre ci sarà un giorno dedicato allo shopping natalizio. Vogliamo che rimangano su Tropea a fare i loro acquisti, ed è per questo che allieteremo questa serata con degli artisti di strada. Ci sarà una parata di artisti di strada per le vie di Tropea, dopo si fermeranno su quattro piazze, su quattro postazioni, dove faranno la loro esibizione. Sarà veramente una festa bellissima. E una cosa che volevo precisare è il fatto che abbiamo scelto come orario il preserale, quindi tutte queste manifestazioni verranno fatte dalle 5:30, dalle 17:30 in poi, di modo che sia fruibile da tutti, dai bambini, dai giovani che vogliono andare a fare l'aperitivo, tutti potranno insomma vedere queste esibizioni e questo bel Natale.